Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Ah. Mi piaceva sorprendere gli spettatori. Ogni volta, in ogni partita, io cercavo di fargli un regalo. Qualche volta non mi riusciva, ma quando succedeva... Ci rimaneva dentro per sempre. Sì. Una cosa che ti riempie così tanto che per qualche ora riesci a scordare la tua vita di merda. Le partite a me mancano molto. Sono l'unico posto dove puoi lasciarti andare senza paura che vengano ad arrestarti. Urli, fai il matto, ridi. È vero, piangi anche. Sì? E vedi gli inglesi che si baciano. E in quale altro posto puoi stare ore a cantare a squarciagola con i tuoi amici? È tutto questo che mi manca. Saranno almeno 10 anni che non vado a una partita. Radio Roma Futura, Riccardo Vagnarelli, Marco Misseri e Gianfranco Desideri presentano Il Nido delle Aquile. E buonasera a tutti e ben ritrovati al Nido delle Aquile dal vostro Marco Misseri. E buonasera a tutti e ben ritrovati al Nido delle Aquile dal vostro Marco Misseri. E buonasera a tutti e ben ritrovati al Nido delle Aquile dal vostro Marco Misseri. Buonasera, Il Nido delle Aquile, voi Riccardo Vagnarelli. Buonasera, Il Nido delle Aquile, voi Riccardo Vagnarelli. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio. Un saluto anche al nostro Riccardo Vagnarelli, Forza Lazio e ciao. Un saluto anche al nostro Riccardo Vagnarelli, Forza Lazio e ciao. Un ringraziamento speciale da Marco Misseri. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio. Un saluto anche al nostro Riccardo Agnelli, Forza Lazio. E ciao, ciao. Gara estremamente importante per entrambe le squadre, per la Lazio che ha una nuova opportunità di balzare al terzo posto della classifica in quanto è staccata di 3 lunghezze dal Genoa, e questo sulla carta è un turno favorevole alla formazione di Stefano Pioli, perché lo ricordiamo si affrontano tra loro 6 tra le prime 7 in classifica, ed è importante naturalmente anche per l'Atalanta, reduce dalla vittoria in rimonta per 3-2 sulla Cesena, una vittoria che ha dato puro ossigeno alla classifica della formazione bergamasca che è nelle zone basse appunto della classifica. Occhio a Bianchi, occhio a Bianchi, la conclusione radente, il palo alla destra di Marchetti, e questa è la prima opportunità da rete della partita. Al 20° minuto l'ha creata in contropiede, partito dal rinvio con le mani del portiere Sportiello, il controllo con il petto, la girata di destro di Rolando Bianchi. Marchetti era sulla traiettoria del pallone, poi c'è Felipe Anderson che allarga per Lulic, da questi a Radu, sistema il pallone Radu, parte il cross De Frey e poi non riesce a deviarlo in porta Mauri, prima palla gol della partita per la Lazio, 2 lisci clamorosi, prima quello di De Frey, poi quello di Mauri, prima palla gol per la Lazio dopo 38 minuti 0-0 tra Lazio e Atalanta. Calcio di posizione in favore della Lazio con Ledesma che serve subito De Frey. Basta, gli chiama il pallone e allora De Frey lo lascia al compagno di squadra. Vediamo Anderson 1-2 che si chiude, triangolo con Gonzales, la velocità di Anderson, pallone in mezzo, rete, lancio in vantaggio con Mauri, il gol di Stefano Mauri, questa volta la velocità di Felipe Anderson ha colpito, pallone in mezzo all'interno dell'area di porta, Stefano Mauri, gol numero 5 per lui, ha già portato 12 punti alla classifica della Lazio con i 4 gol messi a segno in precedenza, si sblocca il risultato allo Stadio Olimpico, il gol numero 5 in campionato di Stefano Mauri, Lazio 1 Atalanta 0. Vediamo la Lazio ancora con Lulic, pallone dentro sempre per Mauri, attenzione il pallone che sfiora il palo, stava per inventarsi un gol clamoroso,
Mauri da posizione impossibile al volo con il piattone sinistro e il pallone è uscito di pochissimo alla destra di Sportiello. Ancora Mauri protagonista, Lazio vicino al gol del 2-0 al nono minuto della ripresa, siamo sempre 1-0 per la Lazio. Il possesso ancora per i biancocelesti con Felipe Anderson, Mauri con il sinistro, rete, un gol meraviglioso di Stefano Mauri, di un sinistro a girare sul palo più lontano, proteso in tuffo, Sportiello non ci è arrivato, doppietta personale di Stefano Mauri e gol numero 6 in campionato per lui, ha un solo gol dal suo record assoluto in Serie A, quota 7, e allora al 27esimo della ripresa la Lazio si porta sul 2-0 ancora con Mauri, Lazio 2 Atalanta 0. Keita per Anderson, a seconda l'azione lo stesso Keita che si allarga sulla destra per ricevere il pallone, pallone filtrante per Basta, va in area di rigore Lulic, c'è Gonzalez, Lulic, colpo di testa, rete, il 3-0 della Lazio con Lulic al 36esimo della ripresa, Sedat Lulic, Lazio 3 Atalanta 0. Felipe Anderson, il tocco per Keita che potrebbe calciare con il destro, un dribbling, Keita al limite, Keita altro dribbling, Keita e la palla che sfiora il palo sulla deviazione di Sportiello, sembrava Alberto Tomba dei tempi migliori, Keita è andato via a tre avversari in dribbling all'interno dell'area di rigore, ha calciato e Sportiello si è superato a deviare il pallone in angolo. E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori del Nido delle Aquile, bentrovati, bentornati. Siamo qui in diretta dalla sede di Roma Radio Futura di Villa Gordiani. Io ho il presentatore Marco Misseri insieme al mio conducente Gianfranco Desideri. E subito la prima risata è partita. Meno male, siamo sulla lunghezza. Grazie. Prego, buonasera, prego. Buonasera. No, conduttore, è stata voluta come cosa. Certo. Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto e tutti quelli che la sentono registrata in streaming. Buonasera anche a tutti coloro che poi questa sera interverranno sulla nostra pagina Facebook. Già è aperta il Nido delle Aquile, quindi già vi abbiamo concesso nelle scorse settimane di fare numerosi come al solito e saremo lieti di leggere i vostri commenti e le vostre domande. Esattamente. Bene, lunedì 15 dicembre, Lazio-Atalanta, Lazio 3 Atalanta 0. Iniziamo subito, si può dire tranquillamente con il botto, perché comunque c'è da sottolineare questa bella prestazione da parte degli uomini di Mister Pioli, che ci hanno regalato questa bella vittoria, una vittoria convincente e che ci ha di nuovo proiettati al terzo posto. Convincente nel risultato, anche se poi dobbiamo essere sinceri, all'intervallo tutti ci chiedevamo che partita potesse essere nel secondo tempo, perché vedevamo una Lazio abbastanza involuta contro un'Atalanta che aveva ben poco da dire, un'altra Atalanta rispetto all'Atalanta degli altri anni, anche se poi per un male i giocatori sono gli stessi, l'allenatore è lo stesso, però quest'anno è veramente un'Atalanta involuta. E invece poi un secondo tempo in cui, una volta sbloccato il risultato come capita spesso contro queste squadre di questo livello, la Lazio poi è riuscita ad affermarsi bene. Sì, una bella vittoria, soprattutto perché poi siamo riusciti comunque a ritrovare alcuni tasselli importanti di questa rosa, e uno su tutti ormai è in continua ascesa, Felipe Anderson su tutti, autore di un fantastico assist sul primo gol del capitano Stefano Mauri, e appunto abbiamo questo Stefano Mauri in fase di grazia che veramente sta facendo molto molto bene in questo primo mese, e finalmente una bella Lazio, finalmente stiamo facendo bene e sembriamo trovare la giusta quadratura del cerchio e speriamo di continuare così, seconda vittoria consecutiva dopo l'ottima vittoria di Parma, e continuiamo su questo trend positivo sperando poi di confermarci anche domenica a San Siro contro l'Inter. Sì, bene la vittoria, bene il risultato, bene pure il fatto che comunque l'hai ottenuta con giocatori, possiamo dire, della vecchia guardia come Gonzalez e Ledesma, che sembravano ormai destinati a non giocare più, invece con la loro prestazione pure loro hanno contribuito in maniera fondamentale, quindi
questa Lazio può contare pure su questi giocatori che hanno fino adesso giocato veramente poco. E per quanto riguarda il gioco, magari ancora latita, però l'importante adesso è fare punti, e il fatto di riuscire a vincere pur non giocando benissimo comunque è un fattore positivo, perché poi prima o poi rivedremo la Lazio magari di inizio campionato, pure come schemi, come azioni, come velocità. Sì, sì, prima abbiamo tanto, tanto materiale questa sera, Gianfranco, in attesa che il nostro mentore Riccardo ci raggiunga quanto prima. Innanzitutto riporgiamo a lui i nostri saluti. Ricky, non ci siamo mica scordati di te. Il boss, e grazie anche dei tuoi consigli in diretta. Detto ciò, abbiamo da sottolineare le statistiche di Lazio-Atalanta, abbiamo le pagelle da fare e poi successivamente abbiamo anche le interviste, che per la prima volta siamo riusciti a organizzare. L'altra volta per un mio avevamo pure quelle di Lazio Juventus, mia colpa, quelle è stata colpa mia se non le abbiamo mandate. Diciamo anche stavolta che comunque con gioia invece riusciamo a mandare quelle di Lazio Atalanta, pure perché sono a persone che vediamo sempre allo stadio, quindi ci fa veramente piacere condividere con loro questo spazio di Lazio e di lazialità. Al di là di condividerlo con loro, siamo ben lieti comunque di allargare il nostro pubblico, di farlo interagire il più possibile, certo, certo, all'interno della nostra trasmissione, e anche il risultato ci ha permesso poi di far fare bella figura, perché le altre interviste comunque erano dei risultati che poi purtroppo non si sono avverati, quindi li avremmo fatti sfigurare. Non si può fare trasmissione o mandare magari file solo quando vinciamo. Ho capito. Non è che possiamo fare brutta figura. Sì, però, eh. Vabbè, però sono belli i contributi a prescindere. Certo, uno prima della partita dà un pronostico, è chiaro, non è che ti può dire il risultato esatto, ma neanche passare, si sente in quel momento. Giusto. A volte sono azzeccate, a volte meno, però è sempre un piacere sentire i nostri amici. Giustissimo. Dello stadio, giustissimo, magari qua presenti con noi con queste interviste. No, giustissimo, però è anche vero che noi non vogliamo fare come Pallotta ha fatto la scorsa settimana prima di Roma Manchester City. Uno spazio della Lazio, non. No, cartellino giallo. Niente, non me ne fa giallo. Passare una. No, detto questo, oltre che a questo contributo delle interviste, torneremo a fare un importante contributo, un telefonico, un collegamento telefonico con un altro nostro carissimo amico, nonché fornitore ufficiale, bravo, di Bruscolini. Bravo, cioè mi hai anticipato, però gli dovremmo fare un appunto. Cerchiamo la prossima volta di non farli così salati. Perché certo, sennò sceglieteli pure con quello che te vabbè, non solo ti importa. So a gratis, come si dice in francese. Non me ne fa passare una. Dai, detto dai, ciò, pagelle del Lazio Atalanta, dai. Prima delle pagellone di Lazio Atalanta, premeva leggere la classifica, perché comunque è un bel vedere. E Juventus prima, saldamente al primo posto con 36 punti, segue la Roma 35, Lazio 26, Sampdoria e Genoa 26, Milan-Napoli 24, Fiorentina 23, Udinese-Palermo 21, Sassuolo 19, l'Inter che andremo a affrontare proprio nella sedicesima giornata, quindi la prossima partita, al momento ancora risultato invariato sullo 0-0. A 17 punti insieme all'Hellas Verona, segue l'Empoli a 17, ha pareggiato, esatto, oggi, sì. Torino 15, Atalanta 14, nelle bassi fondi della classifica, che è Verona 14 al momento, Cagliari 12, Cesena 8 e Parma 6, con tanto di nuova proprietà e penalizzazione, esattamente, come al solito, preciso come sempre. Pagelle, partiamo subito, sì, con le pagelle della Lazio. Pagelle veloci, innanzitutto partiamo chiaramente dal portiere. Federico, il nostro amico, ha detto: Marchetti stasera se cambia nemmeno si fa la doccia e va a casa. E così, non ha fatto, penso, parte quell'azione Bianchi che ha provato, si è sdraiato ma il tiro è finito fuori. Poi per tutta la partita è stato fermo, ha battuto qualche rinvio dal fondo, ma senza voto per me. Non per sua colpa. No, mi trovi perfettamente d'accordo. E Dušan Basta. Passiamo a Basta. E bella prestazione in ripresa dopo l'infortunio.
E bello pure il cross assist per Senad Lulic per il gol del 3-0, quindi per me è un 7. Sì, no, un 6 e mezzo, perché ancora vorrei rivedere il Dujan Basta che ha fatto tanto bene con l'Udinese. Secondo me magari ha un piccolo calo di forma, però in netto miglioramento. E passerei di corsa su